Amici di D-Day, questo è il nuovo portatile Acer Aspire 5745D. Come possiamo notare da questo paio di occhialini, la caratteristica di questo portatile è il fatto di integrare un display in grado di visualizzare immagini 3D, con tanto di sincronizzatore infrarossi per collegarsi a questi occhiali del kit Nvidia. Sul lato sinistro del portatile troviamo il buco per il cavo Kensington, lo sfogo per il CPU e il processore grafico, un'uscita video VGA, l'HDMI, una presa di rete, una prima porta USB e due connettori per il microfono e le cuffie, di cui il connettore per le cuffie è anche condiviso con l'uscita ottica digitale SPDIF. Sul lato destro invece troviamo il connettore di alimentazione, l'unità ottica, in questo caso un combo Blu-ray con materializzatore, e altre tre porte USB. Come possiamo vedere, l'unità ottica non ha il pulsante di espulsione che è integrato sulla tastiera. Nella parte frontale invece abbiamo lo slot per le card SD con tanto di copertura per evitare che entri la polvere. E il resto del frontale invece è pulito. All'interno del portatile troviamo uno schermo da 15,6 pollici, formato 16 noni, con risoluzione di 1366x768 pixel. La caratteristica però di questo portatile è il fatto di avere uno schermo tridimensionale, come testimonia anche il connettore che vediamo qui sopra il display accanto alla webcam. È un emettitore infrarossi in grado di sincronizzare gli occhialini del kit Nvidia 3D Vision. La tastiera è molto ampia e ospita anche un tastierino numerico al lato dei classici tasti alfanumerici. Come vediamo, i tasti sono a isola e ben spaziati. Nella parte alta invece abbiamo i classici pulsanti di accensione con i tre LED di stato per il disco e i tasti della tastiera. Abbiamo due altoparlanti per un effetto Dolby Home Theater, Virtual Surround, mentre qui sulla destra abbiamo il tasto di espulsione per il CD. Sotto la tastiera possiamo vedere il trackpad di dimensioni generose, con due pulsanti per il clic sinistro e destro. Possiamo anche notare la finitura nella parte interna che è molto curata, di un colore satinato, mentre se chiudiamo il portatile possiamo anche apprezzare la finitura esterna che è nera con una sorta di effetto gessato e lucido. In questo caso quindi, come possiamo anche notare, rimangono un po' le ditate su questa finitura, mentre all'interno il rivestimento è assolutamente esente da graffi o polvere. Gli occhialini 3D inclusi nella confezione, come possiamo vedere, sono i classici del kit Nvidia. Sono ricaricabili tramite porta mini USB. Hanno un ricevitore infrarossi qui sulla parte sinistra, come possiamo vedere, mentre il pulsante di accensione è situato sulla stanghetta di sinistra. Basta tenerlo premuto e aspettare la luce verde su questo LED. Nel complesso sono molto leggeri e abbastanza comodi da indossare, anche se è preferibile non avere sotto altri occhiali da vista, in quanto la visione in questo modo sarebbe un pochino più scomoda.